assessore che in questo momento fa le veci del nostro sindaco che è fuori Italia proprio, in Giappone. Do la parola alla presidente della Commissione Pari Opportunità, Carla Grillo, che ha voluto fortemente questo incontro sensibile come alle tematiche oncologiche da sempre. Grazie Carlo. Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi questa sera. Vi porto i saluti del sindaco, l'avvocato Massimo Coppola, saluto l'assessore amica alle pari opportunità, Filomena Cappiello, e tutti i membri della commissione pari opportunità. Saluto il dottore Antonio Gargiulo, garante dei diritti della salute dei disabili. Saluto il dottor Vittorio Di Maio, coordinatore della consulta sanità del comune di Sorrento. Saluto il dottor Carlo Alfaro, il dottor Giuseppe Menina, direttore del Dipartimento di Oncologia, Ematologia e Terapie Cellulari dell'ospedale Santo Bono Paolo, la dottoressa Marianna Palumbo, psico-oncologa. Per poi continuare con un incontro con oncologi che vengono dal pubblico e dal privato e terminando anche con le nostre utenti del centro anziani. Quindi andiamo a cercare di fare un'educazione sanitaria a 360 gradi, cercando di spingere un po' verso la sensibilizzazione, verso l'importanza di una corretta prevenzione di vita e soprattutto indicando quello che può essere un corretto percorso che va dalla prevenzione alla diagnosi a poi al trattamento, quindi a chi rivolgersi, quando rivolgersi e cercare di gestire un po' la tempistica e indirizzare le persone, che spesso molte persone non sono neanche al corrente di terapia o di ciò che potrebbero ottenere. Chi rivolge è fondamentale, questo abbiamo riscontrato un po' comunque anche parlando con docenti, parlando con genitori, spesso non si immagina che ci possono essere determinati trattamenti o determinate prestazioni a cui possono afferire a volte anche gratuitamente, la maggior parte delle volte. Quindi il nostro è un percorso proprio di educazione sanitaria, soprattutto in questo periodo cercando anche di sfatare quelle che sono fake news, falsi miti, varie cose che dal Covid in poi praticamente hanno cominciato a circolare. Quindi dare una corretta informazione quanto più valida possibile. Allora io direi di entrare nel vivo di questo pomeriggio e do la parola al dottor Carlo Alfaro, che è pediatra, che per poi continuare con un incontro con oncologi che vengono dal pubblico e dal privato e terminando anche con le nostre utenti del centro anziani. Quindi andiamo a cercare di fare un'educazione sanitaria a 360 gradi, cercando di spingere un po' verso la sensibilizzazione, verso l'importanza di una corretta prevenzione, stili di vita e soprattutto indicando quello che può essere un corretto percorso che va dalla prevenzione alla diagnosi a poi al trattamento, quindi a chi rivolgersi, quando rivolgersi e cercare di gestire un po' la tempistica e indirizzare le persone, che spesso molte persone non sono neanche al corrente di terapia o di ciò che potrebbero ottenere. Il rivolgere è fondamentale, questo abbiamo riscontrato un po' comunque anche parlando con docenti, parlando con genitori, spesso non si
immagina che ci possono essere determinati trattamenti o determinate prestazioni a cui possono afferire a volte anche gratuitamente, la maggior parte delle volte. Quindi il nostro è un percorso di educazione sanitaria, soprattutto in questo periodo cercando anche di sfatare quelle che sono fake news, falsi miti, varie cose che dal Covid in poi praticamente sono cominciate a circolare. Quindi dare una corretta informazione quanto più valida possibile. Allora io direi di entrare nel vivo di questo pomeriggio e do la parola al dottor Callaffaro, che è pediatra, che